Salve cari amici di Primera Revo, oggi pomeriggio ho postato su Google Plus alcuni screenshot del mio Nexus 5 con le mie personalizzazioni, quello che diciamo ho fatto io per rendere il telefono gradevole e pratico durante l'utilizzo quotidiano e ho chiesto se volevate vedere un tutorial su come ottenere quelle personalizzazioni sia come grafica che come funzionalità. A quanto pare gli screenshot sono piaciuti e visto che ho notato che molta gente è interessata all'argomento, ho deciso quindi di cominciare una piccola rubrica in cui mostrerò le personalizzazioni che io apporto al mio Nexus per renderlo lo smartphone ideale per il mio per la mia giornata, per i miei viaggi, gradevole all'occhio perché comunque utilizzo le personalizzazioni grafiche, ma anche pratico nell'utilizzo e comodo e funzionale. Andiamo subito a vedere la prima parte di questo tutorial. Oggi vi parlerò dei vari metodi di blocco e di sblocco che ho impostato sul mio device, in quanto spesso arrivare al tasto di blocco-sblocco può essere difficoltoso, magari se abbiamo il telefono appoggiato sul tavolo ci secca andare a cercare il tastino di fianco, quindi magari vogliamo un metodo più veloce, più comodo, più pratico e magari con più funzionalità per sbloccare il dispositivo. Per prima cosa vi farò vedere il risultato finale, poi vi spiegherò passo passo come eseguire ogni punto di quello che vedrete qui a fianco nelle immagini. Per prima cosa, sblocco del dispositivo tramite doppio tap. Simile a quello di LG G2, quando ne faremo un doppio tap sullo schermo, lo schermo si accenderà e rivelerà la lock screen. Allo stesso modo, con un doppio tap, lo schermo si rispegnerà. Doppio tap che ho implementato solamente nella lock screen, in quanto sulla home non mi è molto comodo perché una home è molto piena di widget e a volte vado a fare disastri se faccio un doppio tap, quindi ho preferito lasciar perdere. Ho aggiunto per la home un altro metodo di cui vi spiegherò dopo. Altro metodo per sbloccare il dispositivo, ho aggiunto una gesture con uno slide da sinistra verso destra che porta direttamente all'home screen, saltando completamente lo sblocco. Quindi, se noi vogliamo accendere il dispositivo per solo controllare le notifiche, facciamo un doppio tap, lo schermo si accende, doppio tap e lo torniamo a spegnere senza nessun problema. Se invece vogliamo sbloccare il dispositivo per utilizzarlo, facciamo semplicemente uno slide da sinistra verso destra e avremo il dispositivo alla home pronto per essere utilizzato. Come sapete però Google da un paio di release di Android ha implementato pure la fotocamera nella lock screen, quindi scorrendo dal bordo destro verso sinistra possiamo subito accedere alla fotocamera. Per non fare un passaggio extra e quindi dover prima sbloccare lo schermo col doppio tap e poi scorrere da destra verso sinistra per avviare la fotocamera, ho abilitato la gesture appunto a schermo spento da destra verso sinistra che farà accendere subito il Nexus all'applicazione fotocamera. Tra l'altro, applicazione fotocamera che possiamo decidere noi. Io ho usato quella di Google Stock, ma voi potete mettere quella che utilizzate di più. Ultima gesture a schermo spento che ho impostato, che mi pare molto comoda, è una gesture dal basso verso l'alto che mi fa accedere a Google Now, proprio come se avessimo la lock screen accesa. Scorrendo dal punto più basso dello schermo verso l'alto, si accenderà il dispositivo e mi mostrerà direttamente Google Now con tutte le mie varie schede, cosa che ritengo molto comoda anche utilizzando parecchio Google Now. Un altro metodo di sblocco veloce invece si attiva automaticamente alla ricezione di una notifica. Questo cosa vuol dire? Ho scaricato un'applicazione che molti di voi magari conosceranno, si chiama AC Display. Questa permette di accendere il display come il Moto X, il sistema di notifica di Moto X, alla ricezione di una notifica. E qui possiamo scegliere se sbloccare il dispositivo, con un doppio tap invece in uno spazio vuoto si spegnerà, possiamo cancellare la notifica. Interagire con i vari pulsanti che ci sono all'interno della barra di notifica, ad esempio se in una notifica abbiamo il pulsante condividi o elimina, anche su AC Display avremo gli shortcut per modifica ed elimina. In più è molto bella graficamente ed è per questo che l'ho scelta, perché funziona addirittura con i live wallpaper. Graficamente mi piace davvero tanto. Per quanto riguarda i metodi di blocco dello schermo, invece, oltre al doppio tap di cui vi parlavo prima nella lock screen, quindi con un doppio tap nell'anello lo schermo si bloccherà, ho implementato altri due metodi per bloccare lo schermo senza dover toccare il tasto di blocco-sblocco. Il primo, più semplice e più comune anche a molte custom ROM, è il doppio tap sulla status bar. Noi in qualsiasi applicazione saremo, anche sulla home, ci basterà fare un doppio tap sulla status bar e lo schermo si spegnerà. L'ultimo metodo invece che mi pare quasi il più comodo tra quelli che ho scelto è avere una navbar dinamica. Questo cosa vuol dire? Che i pulsanti della navbar cambieranno funzione in base al contesto in cui siamo. Esempio pratico, in ogni momento di utilizzo del mio device i tasti indietro, home e recenti appunto funzionano come indietro, home e recenti, non c'è nessuna modifica. Quando sarò invece nella schermata principale della home screen, io
il tasto indietro si trasformerà in un tasto di standby. Premendo quel tasto, il dispositivo andrà in standby. Come potete vedere dalle immagini, anche il tasto home cambia funzione, ma non ve ne voglio parlare oggi. È un tasto per andare nell'app drawer, ma comunque vedremo nella prossima puntata come fare anche quello. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere di cosa abbiamo bisogno. Requisiti: un Nexus 5, mi pare ovvio. Potrebbe funzionare anche su altri Nexus, io non ho avuto la possibilità di provarlo. Per le varie gesture che abbiamo sulla lock screen spenta, diciamo sullo schermo spento, è necessario un kernel modificato, quindi non so quali altri dispositivi possono essere abilitati a fare questo. Mi pare che il kernel sia compatibile anche sia stato sviluppato anche per altri dispositivi quali HDCM8 e LG G2, se non sbaglio, però li dovete controllare da voi. Io vi farò questo tutorial basandomi su Nexus 5. Ovviamente dobbiamo avere i permessi di root, questo mi pare abbastanza ovvio perché purtroppo senza di quelli le modifiche così pesanti non possono essere fatte. Quindi se avete un firmware stock o senza permessi di root comunque non potete eseguire questa guida. Altra cosa che utilizzo è Exposed Framework. Exposed Framework però non fa nulla di per sé, è semplicemente un'interfaccia che permette a determinati moduli che vanno installati in seguito di modificare varie funzionalità del device. I moduli che servono a noi per eseguire queste funzionalità sul Nexus 5 sono Gravity Box, Exposed Google Experience Launcher Settings o Exposed Gel Settings e Wake Gestures, modulo che è compatibile solamente appunto con il kernel modificato di cui parlavo prima. Kernel modificato che si chiama Linaro Kernel, che è disponibile su un thread XDA che vi linkerò qui sotto. Io sinceramente ho sempre utilizzato sui miei Nexus il kernel di Franco. Francisco Franco, che è un kernel veramente performante e che si adatta molto bene a ogni mia funzionalità. Però per avere questa funzionalità purtroppo di sblocco col device spento, diciamo di gesture a device spento, non potevo farle con tale kernel. Ho trovato questo kernel invece che ha tutte queste varie funzionalità ed è basato comunque su Franco Kernel, quindi tutte le cose che avete che trovate sul Franco Kernel, come le varie interfacce di modifica di governor, dell'hot plug e tutte le varie cose, le trovate anche su questo kernel. Anche l'app di gestione del kernel, Franco Kernel Updater, è compatibile. Ovviamente è un altro kernel, quindi l'updater non andrà a cercare aggiornamenti per questo tipo di kernel, ma dovrete scaricarli a mano. In più questo kernel ha parecchie altre funzioni che il Franco Kernel di per sé non ha. L'ultima app di cui abbiamo bisogno è appunto AC Display, di cui vi parlavo prima, che gestirà il sistema di notifica del nostro telefono e accenderà il display del dispositivo alla ricezione di ogni notifica, permettendoci di fare delle azioni rapide senza dover sbloccare il dispositivo per forza. Per cominciare partiamo dalla cosa più lontana da un'applicazione che abbiamo, cioè il kernel. La modifica del kernel dobbiamo andare in recovery, quindi dobbiamo avere anche una recovery modificata, e installare il pacchetto zip che trovate appunto nel thread relativo di XDA che vi ho linkato qui sotto. L'installer del kernel è molto ben fatto, è basato su Aroma, che permette la modifica delle opzioni prima dell'installazione, quindi ci farà configurare il pacchetto, scegliere le varie opzioni che vogliamo e poi al termine lo installerà appunto con le varie opzioni che abbiamo scelto. Come prima opzione di personalizzazione ci verrà chiesto se vogliamo aggiungere dei tweak particolari appunto al nostro Nexus, quale i FAUX Sound Options, che sono delle opzioni per migliorare la qualità e la potenza dell'audio, o opzioni di calibrazione dello schermo o di gestione della memoria. Qui lascio a voi la scelta, fate quello che volete, non va assolutamente ad influire su quello che andremo a fare dopo, sulle varie gesture. Questa voce ognuno spunti quello che gli pare più comodo, se avete magari bisogno di qualche spiegazione sulle voci potete chiederle qui sotto, ma comunque potete anche non metterne nessuna, che tutte le gesture che andremo ad impostare dopo funzioneranno. Come seconda voce invece verrà chiesto di abilitare lo slide to wake e il double tap to wake, semplicissimi, non abilitarli, oppure abilitarli con il wake gesture support, cioè con il supporto al modulo di exposure di cui abbiamo parlato prima. Quindi dovete scegliere la prima voce e cliccare su avanti. Una volta cliccato su avanti, vi verrà chiesto di selezionare quali delle gesture di wake gestures volete attivare. Vi consiglio di attivarle tutte, tanto comunque personalizzarle non costa niente, si possono anche lasciare vuote dopo, quindi anche comunque se ne selezionate una sola oppure tutte, il consumo di batteria è lo stesso, quindi il mio consiglio è di attivarle tutte e poi scegliere cosa configurare. Opzioni invece personali che potete scegliere o no,
avete la possibilità di emettere una piccola vibrazione quando viene riconosciuta la gesture, quindi ad esempio quando sbloccate il dispositivo con lo slide vibrerà come se aveste sbloccato l'anello, ad esempio. La possibilità di mettere in pausa questo sistema di sblocco con lo schermo spento. Se mettiamo in sleep il dispositivo con il tasto di accensione, cosa veramente comoda perché magari se siamo un po' corti di batteria non si va a sprecare ulteriore batteria con queste gesture, quindi ci basterà bloccare lo schermo col tasto di accensione, come facevamo di solito, e queste gesture non funzioneranno più fino al prossimo risveglio del dispositivo. Quindi le gesture funzioneranno solamente se il dispositivo va in standby da solo o con uno dei metodi di cui vi ho parlato prima. La terza opzione, a piacere, diciamo, è un'opzione che permette di far funzionare il doppio tap dello schermo solo nella metà inferiore del dispositivo. Io ho scelto di attivare questa opzione in quanto comunque nella parte più alta è scomodo andare a fare il doppio tap e non lo farei mai comunque, quindi ho detto attiviamo solo la metà inferiore, che va bene comunque. Schermata successiva di configurazione, possiamo scegliere, dopo quanti minuti il sistema di risveglio con le gesture andrà in pausa. Sì, perché per evitare ulteriori consumi di batteria, il developer ha deciso che dopo X minuti, che andremo a decidere noi, possiamo anche lasciarli sempre attivi, per l'amor di Dio, però io consiglio di impostare un timeout. Dopo questi X minuti il sistema si bloccherà come se avessimo bloccato il dispositivo col tasto di accensione, e quindi le gesture non saranno disponibili. Questo è molto comodo per risparmiare batteria, magari se teniamo il dispositivo in stand-by, magari sulla scrivania per 6 ore di lavoro e quindi non ci va che rimanga sempre lì in attesa di una gesture. Io ho lasciato come default 15 minuti, che mi pare un tempo sufficiente, quindi se utilizziamo il device in un tempo continuato avremo le gesture sempre a disposizione, se invece lo teniamo tanto tempo in tasca le gesture si spegneranno. Questo kernel ci permette di attivare anche un'altra funzionalità. In poche parole, se andremo a scorrere il dito sulla navbar da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, o da entrambe le parti in base a come lo impostiamo, il dispositivo si bloccherà lo schermo. Io ho deciso di attivarli entrambi, nonostante abbia già uno shortcut sulla navbar per mandare in standby il dispositivo, quello shortcut si attiva solamente sulla schermata principale della home, quindi non è disponibile ovunque. Per avere un blocco rapido disponibile su qualunque applicazione, qualunque cosa io stia facendo, ho attivato questa opzione da entrambe le parti. Voi potete scegliere cosa fare co come preferite. Dopodiché vi verrà chiesta conferma sull'installazione o no del kernel. Procediamo install e alla fine dell'installazione riavviamo il dispositivo. Una volta che il dispositivo si sarà riavviato possiamo finalmente preparare Exposed Installer con i vari moduli. Per installare l'Exposed Framework appunto scarichiamo l'installer dal thread che vi linko qui sotto, scarichiamo appunto la PK e apriamolo. Una volta aperto appunto Exposed Installer, ci troveremo di fronte a una lista di opzioni quali installa moduli, che ci listerà i vari moduli installati, download per scaricare da una lista di moduli presenti nel repository quello che preferiamo. A noi al momento non ci interessano tutte queste opzioni, ci interessa solamente la voce installa, dove ci farà installare la framework. Una volta installata la framework, ci chiederà di riavviare il dispositivo un'altra volta. Fatelo per rendere attiva la framework, altrimenti non potrete attivare praticamente nessun modulo perché appunto la framework non sarà attiva fino al riavvio successivo. Una volta installata la framework possiamo finalmente procedere all'installazione dei vari moduli. Scarichiamo gli APK dai link che vi ho messo in descrizione, vi ho linkato per ogni modulo il thread relativo e il link alla PK se è disponibile. Come primo modulo vi consiglio di configurare Wake Gestures, che è il più facile da configurare. Una volta installato basterà aprirlo e ci troveremo davanti un insieme di voci con le varie gesture disponibili come swipe da destra a sinistra, doppio swipe da destra a sinistra, swipe da sinistra a destra, doppio swipe da sinistra a destra, su, giù, il doppio tap e possiamo per ognuna collegare un'azione come l'accensione del display semplicemente oppure lo sblocco del dispositivo oppure collegare l'apertura di un'applicazione come ho fatto io per la fotocamera. L'applicazione è comunque abbastanza esplicativa quindi non andrò oltre nella spiegazione. Un modulo invece sicuramente un po' più complicato da configurare è Gravity Box, che ha veramente tantissime opzioni. Quindi per non farvi perdere vi spiegherò come arrivare alle opzioni che servono a noi per realizzare quello che vogliamo fare. La prima opzione nella voce schermata di blocco. Una volta aperta quell'opzione scorriamo in giù la lista e a un certo punto troveremo la voce doppio tap per il blocco dello schermo. La attiviamo e torniamo indietro. Basterà fare questo per attivare il blocco del dispositivo col doppio tap sull'anello. Per invece abilitare il blocco del dispositivo col doppio tap sulla status bar, dobbiamo entrare nella voce sempre di Gravity Box barra di stato e in fondo alla lista troviamo la voce da spuntare spegni con doppio tocco
andiamo ad abilitare quella voce e anche qui avremo il doppio tab disponibile per spegnere il dispositivo. Se alcune opzioni non vi sono ancora attive dopo che le avete abilitate, abbiate pazienza, riavviate il dispositivo, controllate di aver attivato i moduli all'interno di Exposed Installer e di aver riavviato dopo aver installato ogni modulo. In questo modo avremo tutti i moduli attivi. Ultimo modulo che andiamo ad utilizzare è il modulo Exposed Google Experience Settings, modulo veramente interessante che ci permette di abilitare un sacco di possibilità di personalizzazione al Google Experience Launcher, quello stock di Google. Quindi non ci servirà cambiare launcher per avere tutta la personalizzazione, ad esempio delle icone, della dimensione della griglia, del ridimensionamento dei widget, e possiamo anche attivare delle funzioni rapide come quella che sto per spiegarvi io. Per prima cosa dobbiamo andare a modificare delle voci nel menu Modifica la System UI. In questo menu dobbiamo abilitare la modifica al tasto indietro, quindi andiamo ad attivare l'interruttore su pulsante indietro dinamico, su Anima il cambiamento delle icone se vogliamo avere una piccola animazione tra il cambiamento delle icone, altrimenti è veramente brutto perché cambieranno una all'altra senza nessuna animazione, sembra veramente una cosa un po' fatta male, quindi con questa animazione sembra un po' più fluido, comunque non rallenta il dispositivo, quindi abilitiamola. Abilitando appunto la modifica di questa opzione, già il tasto indietro, quando saremo sulla schermata di default, si trasformerà nel tasto standby. Quindi si basterà riavviare Google Experience Launcher per già poter utilizzare questa funzione. L'applicazione per notifiche invece è abbastanza più semplice, si chiama CDisplay, potete scaricarla direttamente dal Play Store. Una volta attivata, vi chiederà di attivarla come amministratore del dispositivo in modo che possa accendere e spegnere il display quando ne ha bisogno. Dite di sì, ovviamente confermate. Una volta aperta l'applicazione dovrete attivare l'interruttore in alto a destra, cosa che qualcuno ogni tanto si dimentica, quindi è meglio ricordarla. Dopodiché sarà già pronto a funzionare. Vi basterà poi andare nelle impostazioni se volete utilizzare uno sfondo nero oppure lo sfondo che avete come, diciamo, sfondo nella home, o se volete mettere in blacklist alcune applicazioni che non volete vi mandino notifiche, insomma è tutto configurabile dalle varie impostazioni. Detto questo per oggi è finito, siete pronti a bloccare e sbloccare il dispositivo in tutti i modi possibili e immaginabili, io trovo veramente questo gesto molto comodo durante l'utilizzo normale, estraendo il telefono dalla tasca, viene molto comodo fare lo sblocco da sinistra a destra per arrivare direttamente alla home. O magari dal basso verso l'alto per aprire direttamente Google Now se è solo quello che ci interessa. È molto comodo anche il tasto indietro dinamico, se noi ad esempio siamo nei messaggi premiamo un sacco di volte indietro veloci perché abbiamo finito di fare quello che vogliamo fare, quindi oltre a chiudere l'app messaggi e uscire dall'app drawer bloccherà anche il dispositivo, quindi ci basterà fare il tap veloce su quel tasto e già bloccheremo il dispositivo. Comodo anche lo swipe sulla navbar, se stiamo magari facendo qualcosa e non vogliamo tornare alla home per bloccare il dispositivo ci basterà scorrere il dito sulla navbar. E anche quello è veramente comodo. Doppio tap, comodo per controllare le varie notifiche, se magari ce le siamo perse con AC Display. AC Display che comunque ci notificherà tutte le notifiche che abbiamo impostato. Molto comodo, molto pratico anche per cancellare le notifiche senza dover sbloccare il dispositivo o magari interagire con loro, come magari cancellare i messaggi. Cose quindi magari piccole che però rendono molto più bello e molto più comodo l'utilizzo del dispositivo. Spero che la rubrica vi sia piaciuta, vi aspetto alla prossima puntata in cui vi parlerò delle modifiche estetiche che ho fatto al mio Nexus, quindi vi parlerò di modifiche delle icone, modifiche della grafica, ad esempio come cambiare lo sfondo della status bar o magari i tasti della navbar, cambiare le varie icone e altre modifiche che possiamo portare al launcher di Google. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata, salve ed arrivederci.